La chiesa di San Bevignate è nota per essere la chiesa dei Templari a Perugia. A partire dall'esterno, la valenza formale della costruzione si pone in equilibrio tra l'impronta sovrannazionale dell'ordine e la realtà locale, ossia tra la struttura modulare che ricorda l'architettura cistercense da cui deriva e gli elementi costruttivi che richiamano i contrafforti della chiesa perugina di San Francesco al Prato. Le dimensioni monumentali del complesso templare, edificato a partire dal 1256, lasciano supporre il tentativo da parte dei Cavalieri del Tempio di instaurare un sodalizio con la città, sposando il culto di devozione popolare legato alla figura di Bevignate, il cui eremitaggio coincide, secondo la tradizione, con il luogo ove sorge l'edificio. La decorazione pittorica risente di una castigazione delle immagini e di una sobrietà nei colori. Nel giudizio universale, che attinge alla tradizione umbra, il colorismo più squillante di matrice romanica trova giustificazione nel confronto con le figurazioni caratteristiche delle Bibbie atlantiche. Il Sermo Rusticus del cantiere pittorico di San Bevignate è da un lato aderente all'espressione perugina, dall'altro incontra l'esigenza di creare rappresentazioni di tipo simbolico. La composizione assiale del coro risponde a una sequenza di allegorie cristologiche rilevate da Gaetano Curzi. Al centro, in basso, è la Crocifissione di Cristo, il cui corpo è allineato con la centinatura della finestra, la cui luce rappresenta, a sua volta, Cristo. Che la luce sia simbolizzata lo si deduce dallo schema iconografico della Maiestas Domini, cui rispondono i quattro simboli degli evangelisti, al cui centro campeggia la bifora in sostituzione della maestà del Signore. Da ultimo, proseguendo in alto, la croce e le stelle secondo l'assimilazione, basata sui passi biblici, di Cristo come vera stella. Sotto la lunetta, a destra, fanno capolino alcuni apostoli del contiguo giudizio universale. A sinistra trova spazio una Madonna in trono col Bambino tra angeli. In basso, ai lati della crocifissione, sono le due scene legate al santo titolare della Chiesa, canonizzato a furor di popolo nel 1453 e ufficialmente nel 1609, sebbene il culto sia sempre stato molto sentito dai perugini e promosso dall'ordine. Nell'affresco di destra, meglio conservato, è ancora parzialmente visibile l'iscrizione dipinta che ne attesta l'eremitaggio. Il vescovo, in atto di benedire, pone nell'alveo della chiesa l'esperienza di Bevignate. A queste date, tra il 1260 e il 1270, l'intento di contenere le spinte spiritualiste all'interno dell'ortodossia emerge chiaro nella rappresentazione del movimento dei flagellanti perugini. Raniero Fasani è promotore del movimento dei disciplinati per ispirazione di Bevignate, offrendo all'ordine cavalleresco l'opportunità di legare la propria chiesa ai culti in loco di più larga diffusione. La teoria di Battuti è, dal punto di vista stilistico, espressione di una pittura vernacolare per mezzo di linee marcate, esigui colori, figure sinuose e segnate. L'arco di trionfo riprende ed enfatizza la lunetta del coro in un repertorio segnico composto di motivi geometrici e fitomorfi. L'importanza semantica di questa grammatica figurativa si arricchisce di elementi distintivi dell'immaginario medievale. A sinistra, una figura, probabilmente un cavaliere, affronta un animale mostruoso. A destra, più in alto, una fiera è corredata della scritta «Miaca», da sciogliersi in «minaccia», a significare che la belva rappresenti simbolicamente la minaccia degli infedeli contro cui l'ordine combatte in Terra Santa. Il tema si riflette specularmente nella controfacciata, spazio tradizionalmente dedicato alla raffigurazione del giudizio universale, che in San Bevignate si colloca invece nella cella absidale, a voler così indicare per il tramite delle proprie gesta in che modo i templari meritassero il paradiso, in un'ottica di propaganda dell'ordine funzionale a raccogliere consenso al tramonto delle crociate in Terra Santa. Partendo dall'alto, si dipanano i pericoli affrontati quotidianamente dai cavalieri del Tempio. Il viaggio per mare, solcando onde insidiose che celano temibili pesci. L'approdo è in un oriente favoleggiato, tra palme e minacciosi animali esotici. Il combattimento con i nemici della fede, identificabile probabilmente con la battaglia di Nablus, è rappresentazione del ruolo militare dell'ordine. Un ulteriore ciclo pittorico, che risale agli anni 80 del 200, consiste in una serie di 12 apostoli che sorreggono croci di consacrazione.
la nuova fase decorativa si carica di un'importanza tale da sovrapporsi al tetramorfo del coro a seguito di una possibile profanazione. L'iconografia francese si connota, dal punto di vista stilistico, di una pittura fortemente bizantineggiante. Tale aggiornamento della cultura figurativa perugina lo si registra nel cosiddetto Trittico Marzolini, la cui provenienza è plausibilmente da localizzare nella chiesa di San Bevignate a motivo della croce templare dipinta nella scena della presentazione di Gesù al Tempio. Si può concludere, prendendo in prestito le parole di Pietro Scarpellini, che la chiesa di San Bevignate sia il più ampio complesso pittorico esistente sui templari, il più ricco di immagini che abbiamo a disposizione.